everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ciao, per caso hai qualche notizia di Bianca Sparkles? È sparita nel nulla ormai da 4 mesi e siccome la seguo da molto mi stavo preoccupando di questa cosa. Chiedo a te, visto che avevi fatto un video ispirato a un suo trucco, magari sai qualcosa in più di noi fan. Bianca è italiana, ma risiede negli Stati Uniti d'America. È una beauty guru amatissima e ha caricato il suo primo video il 18 dicembre del 2013. Purtroppo, non è più attiva sui social da più di 4 mesi. Credo che ormai ce lo stiamo chiedendo proprio tutti. Dov'è finita Bianca Sparkles? Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi, come avete potuto notare dal titolo, facciamo un video dove parliamo di Bianca Sparkles. Chi è Bianca Sparkles? Ve l'ho presentata nell'introduzione. Lei è una mia collega, io adoro i suoi contenuti perché ha una personalità veramente molto accattivante, molto appealing, e lei mi piace tantissimo perché abbiamo alcune cose in comune. Essendo lei molto molto chiara di carnagione, molto spesso riscontra delle difficoltà che riscontro io, quindi la difficoltà nel trovare il match perfetto del fondotinta, delle cipre, dei correttori, ed è molto molto simpatica. Mi piace anche perché, a mia differenza, lei osa tantissimo con i colori. Infatti questo look che proporrò è forse uno dei più sobri che ha fatto sul suo canale, ed è un makeup tutorial che io avrei voluto riprodurre, ma sapete come sono, io dico le cose poi sono perfezionista, ci rimugino e poi non lo faccio. Il saluto di oggi va a Floris. Ciao Floris, ti mando un bacio grande, grazie mille per far parte della mia community. So che fai parte anche della community Loretta Grace, perché, per chi non lo sapesse, sono una cantante attrice. Quindi, se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo mio video su YouTube, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, vi lascio il link qua sotto, e essere presenti. Dovete essere presenti, quindi questo significa che dovete attivare tutte le notifiche, sia dei post, che delle stories, che delle live. Perché questo? Perché molto spesso io, tramite le stories o dei post, vi chiedo di fare delle cose, se voi le fate, io so che mi state seguendo veramente nel quotidiano, e quindi questo mi dà la possibilità di capire chi davvero è più affezionato, chi è davvero più presente. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ragazzi, non so più come dirvelo. Allora, io ho notato, tramite il nuovo Creator Studio di YouTube, sono riuscita a vedere quanti di voi ricevono le notifiche, quanti di voi attivano le notifiche, e purtroppo siete solo il 17%, che è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa! Pertanto, se avete la campanellina in outline, quindi vuota, dovete riempirla. La campanellina deve essere piena, in questo modo voi riceverete tutte le notifiche. Però c'è anche un'altra cosa che dovete fare: se mi guardate dal cellulare, ragazzi, dovete andare nelle vostre impostazioni del cellulare, andare nell'applicazione YouTube e attivare le notifiche, perché se voi le attivate sull'applicazione però non avete le notifiche attivate in generale per l'applicazione di YouTube, le notifiche non vi arrivano comunque, ok? So please make sure you do that, perché sennò purtroppo i miei video non li vedete nella vostra home, i miei video non sapete quando escono. Comunque, di solito io pubblico il giovedì e la domenica alle 14, tra le 14 e le 14:30 massimo. Oggi siamo online più tardi, nel tardo pomeriggio, perché è Pasqua. A proposito, per chi festeggia, buona Pasqua a tutti quanti. Molto bene, partiamo dal primer. Lei utilizza il primer di Professional. Il primer di Professional, certo. Il primer di Benefit, che si chiama Professional, scusate amici. E siccome lei dice di avere i pori super dilatati, dice che questo primer qui le piace un botto.
È tanto che non uso questo primer qua. Una volta l'adoravo. Poi boh, ho optato per altre cose e non l'ho più utilizzato. Però devo dire che è un ottimo primer. Allora, lei usava il fondotinta di Fenty, però voi lo conoscete già quel fondotinta là. Credo che utilizzerò questo qua di Dose of Colors. Questo l'ho comprato online e come potete vedere è un pochino scuro per il mio incarnato. Ma poi lo andiamo a sistemare tranquillamente con... un correttore. Wow, it's really really dark. Vedete com'è difficile comprare i fondotinta online? E non costa poco, questo qua. Questo è il tipo di fondo che indosso quando sono abbronzata. Io quando sono abbronzata sono un pochino più rich. Ok, adesso... adesso andiamo con il correttore. E usiamo sempre questo qui di Dose of Colors. Colorazione 22 Dark. E lei però non usa nessun tipo di correttore che io sappia. Cioè, se ho guardato bene, non usa correttore, se non ricordo male. Vabbè, poi scusate se lo usa e non ho segnato quale ho usato. Yes, sì. It's matching my neck. Ok, stiamo tornando noi. Vado con questo pennello, ragazzi, che sto veramente adorando ultimamente. Ma ho notato che questo pennello è uguale a un pennello di Pat McGrath che ha fatto uscire forse qualche settimana fa con la nuova linea di correttori. Comunque, raga, se vi fa piacere potrei farlo un video su Pat McGrath. Che ne dite? Perché io la adoro. I really really like her. Quindi let me know in the comment down below. Ok, l'incarnato, ragazzi, è stato ristabilito alla grande. Meno male che ho preso un correttore più chiaro rispetto a quello che avrei dovuto prendere su Beauty Bay, perché sennò la base si sarebbe un po', diciamo così, fottuto. Adesso metto anche un po' di Fenty per ingiallire un po' la storia qua. Comunque, ragazzi, Bianca è veramente chiara di pelle, perché lei usa il 110 di Fenty. E il primo è il 100, il numero 100, se non erro. Quindi she's really light, like. Non so come fa a trovare i fondotinta. Farà una fatica assurda, secondo me, a trovare il fondo. Cioè, tutto quello che è fair su di lei sarà tipo arancione. I know. Ok, adesso facciamo lo sculpting del viso. Utilizzo il Matchstix Espresso, questo qui è di Fenty. Faccio così sul nasino. E sfumiamo il Matchstix. Ragazzi, questo prodotto qui, da quando lo conosco, veramente faccio fatica a non usarlo. Uno dei prodotti migliori per fare il contouring in crema, se vi piace farlo. E poi comunque è un cream to powder, nel senso che sì, è in crema, però non vi ingrassa la pelle, però non ve la secca neanche. Cioè, veramente pazzesco. È un ibrido tra un cream to powder e un semi matte. Cioè, perfetto per la pelle. I really really like it. Comunque vi lascio il link in descrizione, tanto non è che potete andare da Sephora a prenderlo. Quarrel makeup time! You better look for the product online. Comunque, raga, avete visto che Sephora ha rinnovato il sito? That is really nice, so. Mi piace un sacco, sembra il sito americano. Like, congrats, bravo Sephora, bravo. Opacizziamo con cashew. Lei non fa tutti questi passaggi, anzi, lei prima fa gli occhi e poi fa la base. Ma nel suo caso la comprendo anche, perché ha fatto uno smokey eye
marrone e comunque qualsiasi tipo di smoky lei dovesse fare è talmente chiara che veramente anche un minimo di fallout le rovina tutta la base. So I understand why she does that. Io per fortuna non ho di questi problemi. Farei così solamente se dovessi fare uno smoky eye super 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 nero. Comunque fare uno shooting fotografico o qualcosa del genere, perché sennò io di solito faccio sempre la base prima. È talmente uno step importante che I wanna do it first. Vado adesso con questo, sempre di Fenty. Comunque è pazzesco quanta roba di Fenty uso ormai on daily basis. Allora, il colore di questa powder qui è Nutmeg. È giunto il momento di fare le sopracciglia. Lei usa solamente prodotti Benefit e Anastasia. Quindi andiamo a fare le brows così. In the house. Brows. In the house, no? Instagram brows. In the house. Hey, brows. Che numero è questo? 5. Poi lei usa questo qua, il Gimme Brow. Non so, a me questo prodotto non fa impazzire, ve lo dico. Perché, boh, non lo so perché. I don't like it. Però posso comprendere che a lei piaccia perché lei comunque ha le sopracciglia molto, ma molto più folte delle mie. Le mie sono veramente due peli in croce, quindi, boh, a fare così non è che trovo un beneficio reale. E poi lei usa questo qua. Questo è il Clear Brow Gel. Tra l'altro ho visto in una live di qualche giorno fa fatta da Anastasia che diceva che questo brow gel si può applicare così sopra sui capelli e ha detto che è meglio della lacca. This is what... Ok, ok, no flyouts, no flyouts. Girl! Ok. She's telling the truth. She's telling the truth. She's telling the truth. She's telling the truth. Girl. Okay, Anastasia. Okay, girl. Thank you for this trick. Testato live. Oh, girl. Ma che figata. Marta, funziona sul serio. Okay, boo. Now you know she's telling the truth. Raga, scriviamo hashtag she's telling the truth. Non so voi, ma io tutte le volte che ho sia intervistato Anastasia che proprio vista, cioè aveva sempre i capelli a posto. Vabbè, quindi poi questo qui così. Però ripeto, a me questo prodotto qua mi fa poco niente perché ho veramente poche ciglia, no? non le devo disciplinare. Ok, poi. Ok, come bronzer, visto che non trovo quello di Anastasia, uso Lula Toasted. Questo qui è di Benefit. Tra l'altro, ragazzi, ieri sera online stavo cercando i bronzer di Morphe Brontor e ho visto che non c'è più. E quindi sono andata in totale panico perché è il mio bronzer preferito del momento. Ma non ci sono più semplicemente perché hanno lanciato dei nuovi bronzer che ho chiaramente comprato in diverse shade. Magari potrei fare un video dedicato ai bronzer per pelle scura. Che ne dite? Chissà se lo guarderà qualcuno. Sono ancora scioccata per sta roba di Anastasia che ha detto che ho provato e funziona. Applico questo qui, il blush trio di Anastasia, Berry Adore. Lei non usa blush. Mamma mia, che bello questo trio blush, veramente fantastico. L'illuminante, lei usa un illuminante di The Balm e io uso il mio corrispettivo per il colore della mia pelle, che è Betty Luminizer, che ho visto che si trova da Douglas, non erro. Sì, Douglas ce l'ha, Betty Luminizer. Ma ho visto che Douglas ha anche Lime Crime, raga. Cioè, si sta rifornendo a MAC, a Lime Crime, a Betty Luminizer. Insomma, si sta mettendo al pari. Ma se prende Kylie o Morphe, secondo me può tenere testa ad altri competitors. Qualcuno inizierà a tremare. Quindi adesso passiamo agli occhi. Prima cosa, io applico il primer occhi di Anastasia, Beverly Hills, che è un primer che adoro alla follia. Il look, ragazzi, che ho deciso di fare è chiaramente ispirato a chi? Chiara Sparkles, certo, come no? Chiara Sparkles. Ragazzi, scriviamo tutti quanti hashtag Chiara Sparkles.
Dicevo, Bianca Sparkles è il video, ragazzi, che lei ha come video di presentazione sul suo canale. Un video, ragazzi, che ha fatto un paio di anni fa. Lei utilizza questa, che è una, penso, delle palette più controverse della storia del make-up. È proprio per via di questa palette, secondo me, che si sono iniziati a creare dei filoni polemici in merito alle recensioni. Dopo quella di Alyssa Ashley, diciamo che si è creato un po' di maramaldo. Comunque pazzesco, raga, io non ce la faccio, ho ancora la... Non lo so perché è un vizio, è proprio un... I don't know, un feticcio forse. Non mi piace togliere... La pellicola negli specchi delle palette. Comunque, ragazzi, questa palette a me piace un sacco. Non ho mai compreso perché c'è stato tutto questo macello e polemica. Alyssa Ashley, non lo so, ragazzi, io ho un po' di mie teorie. Secondo me lei magari all'epoca non simpatizzava per il brand, perché è veramente assurdo che quel video abbia fatto tutto quello scalpore. I don't know. Bianca usa fudge per tutta la palpebra, ok? Quindi io andrò a mischiare fudge e Roxy insieme. Qui così. Chiaramente, ragazzi, questi sono colori che risulteranno completamente diversi sul mio incarnato, perché lei è chiarissima e io sono, cioè, in confronto a lei veramente molto molto scura. Quindi lei, penso, se non erro, che aveva utilizzato New Wave per la palpebra fissa. Però io ho fatto un po' un mix. Per chi se lo stesse chiedendo, questo pennello qua che sto utilizzando è il 224 di Zoeva. E mi piace un botto. Perché è super preciso. Yes. In questo modo. Adesso vado con questo colore qua. Però questo fa veramente fallout. E vado su l'angolo esterno. This color, guys, this color. Mi piace un botto, mi fa impazzire. Tu mi fai impazzire. Io ho fatto una botta che non bisognerebbe mai fare. Nobody can say no, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Dopo aver preso questo colore qua, vado con questo All Star e lo mischio con Fudge e lo applico sul resto della palpebra. Così, esattamente così. Esattamente così, per far vedere il marrone. Comunque pazzesco, su di lei questo marrone qui è scurissimo, su di me è chiarissimo. E c'è ancora qualcuno che mi vuole rompere le scatole per aver osato dire qualcosa sugli swatch e la teoria del colore. Like, really, shut up. Like, just shut up, shut up, shut up. Comunque dovrei fare un po' più... Mi sa che adesso io sta settimana inizio a fare di look con la subculture. Perché io adoro questa palette. Ve lo giuro che è una... Cioè, dopo la... Io... Allora, le mie palette preferite di Anastasia sono Soft Glam, Subculture e Jackie Aina. Cioè, la Subculture è veramente una palette bellissima. Cioè, non capisco perché c'è stato tutto sto bordello con questa palette. Sì, fa fallout, tutto quello che vuoi. Fa un po' di... Come si chiama? Ossidazione, tutto quello che ti pare. Ma c'è la resa finale top. Mi piace da morire. Ma più che altro perché è tutto un po' sui marroni, su questi colori che a me piacciono da morire. Quindi io faccio fatica. Cioè, anche se fa fallout, I don't care. Ok, andiamo sulla palpebra inferiore. Vado con fudge. Oddio, è tardi. È tardi, è tardi. Poi lei applica qua in questa zona da un'altra palette, tipo un colore super chiaro. E io mi sa che andrò a prendere questo, lo mischierò con questo per fare, per avere lo stesso tipo di resa. Wow, cioè, ma come... How can you hate this palette? How? Cioè, ma poi è unica nel suo genere, veramente. Era tanto che non usavo sta palette, è veramente bella. Comunque alla fine ho fatto un look che mi pare a me. Sì, ispirato, quello che vuoi, però non era proprio così il look di Bianca. But we don't care, this makeup is
Spagna, you know. Mascara time. Come mascara uso il Better Than Sex, che è lo stesso che ha usato Bianca for this look. Però, come sapete, per me l'utilizzo del mascara è veramente poco rilevante, perché io di solito utilizzo le ciglia finte. There you go! Do you like this? I really do like this! E adesso passiamo alle labbra. Vado con questa matita qui di neve, perché lei usa delle matite di neve. Dice che non riesce a trovare un color zucca come si deve e quindi l'avrebbe ricreato con un mix di matite. Quindi adesso provo a farlo anch'io, però versione Dark Skin. Uso questa matita qui, che è la M246. Questa matita qui, raga, di neve è veramente pazzesca per la pelle scura. Cioè, io credo che con questa matita qua voi riuscite a fare funzionare praticamente qualsiasi rossetto. Qualsiasi rossetto. Questa matita qui è un must have, veramente. If you're dark skin, stay at home. E siamo anche a tema. Hashtag stay at home. Scrivete tutti stay at home. Where do you think you're going? Stay at home. Stay at home. Che vi siete magnati oggi, per questa Pasqua? Fatemi sapere. Poi lei usa questa qua, che è la... No, non è questa quella che lei usa. Vabbè, io uso quelle che ho, va bene? Se non ti sta bene, cambia canale, va bene? Confusion M228. I like this. Poi allora, mi piace la consistenza delle matite di neve, perché sono morbide, sono tipo quelle di House of Loves di Lady Gaga. Poi all'interno mettiamo, cosa mettiamo? Questa qua? Cult 230. Per concludere il tutto, questo qui è di Cosmify 04 Lucy. Io ricordo Chioba, se non erro. Però ho bisogno, necessito di blush. Io qua voglio un bel blush che mette a risalto tutta la storia qua. Mi manca un po' di eyeliner. Is eyeliner. Vediamo il flyliner di Fenty. Secondo me così better. Ok, il look è completato. Non me l'aspettavo così su di me, vi dico la verità, me lo aspettavo diverso come è venuto a lei, però ha usato i suoi stessi colori e quindi, cioè, ho cercato di ricrearlo, non ci sono riuscita, secondo me, nel migliore dei modi, però ho provato, alla fine ho reso un po', l'ho interpretato un po' a mio modo questo look. Insomma, arriviamo alla fatidica domanda. Dove sta Bianca? Cosa, dov'è? Perché non è più sui social? Allora, anzitutto, ragazzi, partiamo dal presupposto che lei vive in America e io vivo in Italia, che lei non ha mai partecipato ad un evento italiano a cui io ho partecipato. Quindi io e lei, come io e tanti miei colleghi, non abbiamo alcun tipo di legame con questa ragazza. L'unica cosa che ci lega è che siamo dei colleghi, che abbiamo entrambi un canale YouTube, che abbiamo entrambi conseguentemente una passione, che è in questo caso quella del beauty, del make-up, e quindi ci si ritrova magari a fare dei contenuti sugli stessi prodotti, su dei trend, eccetera. Non so perché molti di voi abbiano pensato che io in qualche modo possa sapere dove lei sia, se sta bene, se non sta bene, però ragazzi, io non lo so dov'è. Quindi vi chiedo di smetterla, ve lo chiedo qui ufficialmente, di smetterla di chiedermi dov'è, perché io non lo so, ma come non lo so io, non lo sanno tantissimi altri miei colleghi. Ma poi, anche se fosse, ragazzi, se io sapessi dov'è, secondo voi io ve lo direi? Certo che no, perché se Bianca fosse una mia amica e lei volesse mantenere privata la motivazione per il quale
she made a step back from the internet. Non sarei io a dirlo, non sarei io a dirvi perché non c'è. Trovo che forse sia lei a dover dire a voi se vuole poi, ragazzi, perché cioè non diamo per scontato che se dovesse ritornare, io mi auguro di sì, che stia bene, che lei ne voglia parlare. Quindi la cosa più importante in questo momento è semplicemente cercare di essere più pazienti possibile e nel caso in cui lei dovesse tornare, accoglierla a braccia aperte senza fare domande, perché noi non sappiamo per quale motivo lei in questo momento non è presente sui social. Potrebbe magari avere una sessione di studi molto faticosa, potrebbe aver avuto una gravidanza, potrebbe aver avuto problemi familiari, potrebbe aver avuto, non lo so, un malanno, io mi auguro di no, o potrebbe semplicemente aver voluto prendersi del tempo per se stessa, prendersi del tempo per fare un po' di social media detox, perché diciamocelo ragazzi, nell'ultimo anno i social media sono diventati belli tosti, belli pesanti, io ne so qualcosa. Quindi magari si è semplicemente rotta, ragazzi, non vuole più fare la vita da creator. I don't know. We just have to respect her decision. Dobbiamo semplicemente rispettare la sua decisione e per chi la ama come me aspettare che torni. E se non tornerà, io mi auguro che lei stia bene. Però ecco, questa ricerca ossessiva, questo modo compulsivo di voler sapere le cose degli altri non è sano, raga. È chiaro che chi la segue da tanto è preoccupato perché è la prima volta, no, che è assente per così tanto tempo. Però allo stesso tempo comunque è una persona, è una ragazza che voi non conoscete fondamentalmente. Cioè lei mostra, come io, come tanti colleghi, mostrano solamente quello che abbiamo voglia di mostrare. Per esempio, Nikki Tutorials, avreste mai detto che suo fratello più piccolino fosse malato di cancro e che ha perso la vita? Io non l'avrei mai detto, ragazzi, finché non ce l'ha detto lei. E comunque attraverso gli schermi sembrava veramente la persona più serena e felice del mondo, capito? Quindi noi, come ho sempre detto, noi non conosciamo le persone al 100% dal vivo, figuriamoci quelle che vediamo attraverso uno schermo. Quindi io veramente mi auguro che lei stia bene, qualsiasi cosa lei stia affrontando, la stia superando, comunque cercando di metabolizzare, di andare avanti, di reagire. Però trovo che non sia garbato, educato pretendere una spiegazione, perché lei non ci deve niente. Cioè, nel senso, raga, it's her life, è la sua vita. She can do whatever the hell she wants to do. L'importante è che lei stia bene, veramente, spiritualmente e fisicamente. Abbiamo, specialmente poi in questa fase così particolare che stiamo vivendo a livello globale, the most important thing, la cosa più importante è che lei stia bene e sia in salute. Il resto, se pubblica o meno, secondo me, boh, ha importanza, ma fino a un certo punto, ecco. E quando tornerà, io non vedo l'ora che torni. Se non dovesse tornare mi dispiace, però spero che torni. Anzi, se mi guardi ti mando un bacio grande, Bianca. Qualsiasi cosa tu stia attraversando, forza. E niente, raga, questo, cioè io non lo so dov'è. Non lo so. Non so dov'è, non ho nessun tipo di connessione con lei. Quindi non mi so rispondere a questa domanda. Mi dispiace anche non vedere tutte queste persone così preoccupate. Bene ragazzi, se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag zucche oppure hashtag cedri, perché di solito Bianca chiama la sua community così. Noi ci vediamo al prossimo video, che dovrebbe essere, se non erro, giovedì, o forse prima, forse ci sarà una sorpresina, forse prima ci sarà una sorpresina, forse prima ci sarà una sorpresina, forse prima ci sarà una sorpresina, hey! Sorpresina, hey! Un bacio ragazzi, ciao!